Bentornati sul canale ragazzi, oggi per la serie sempre itinerando portiamo altro cibo, questa volta le 5 cose da provare assolutamente se andate in Brasile. Quindi ragazzi, come sapete sto facendo questi mini video di paesi dove sono stato ma dove non vi ho portato video perché ancora non registravo eccetera. Però ci sono dei cibi che dovete assolutamente provare se andate in questi paesi e questi video finiranno tutti nella nostra playlist che trovate qua in alto o di qua, che si chiama Itinerando, dove mangio un po' in giro per il mondo o parlo di mangiare o trattiamo di cibo, insomma le solite cose. Oggi, come vi ho detto, parliamo delle 5 cose da provare assolutamente se andate in Brasile. Quindi partiamo con la prima. Al primo posto, ragazzi, troviamo il piatto nazionale del Brasile, a parere mio, ovvero la feijoada. Allora, ragazzi, non a tutti piacerà, ma come dice il nome, è fatta. Vi daranno una specie di piatto molto fondo, tipo da minestra, dove troverete questa crema di fagioli neri con i fagioli, il maiale dentro, carne di maiale, carne non nobile, ragazzi, i pezzi, calcolate che il paese, insomma, è un piatto abbastanza povero, però molto ricco di calorie, pezzi di maiale, la cotica, ad esempio, trovate in accompagnamento c'è anche il riso, e in alcuni casi anche l'arancia. Viene veramente veramente una cosa squisita, ragazzi. Io di solito su queste cose sono un po', non lo so, sapete, i fagioli non è che ne vado parecchio matto, però vi dico, i fagioli neri sono una cosa squisita, sono tipici di lì e quando lo mangerete capirete perché. Vi sto parlando già con la collina in bocca, mamma mia che buona che è, mamma mia. Poi se avete un po' di pane caldo, una delizia. Al secondo posto, ragazzi, troviamo il caranguejo. Questo è tipico, io l'ho assaggiato a Fortaleza, sono andato sia a Rio de Janeiro che a Fortaleza, l'ho assaggiato a Fortaleza perché è città sul mare e vi devo garantire, ragazzi, è granchio, sono granchi tipici che pescano lì. È molto tipico come cibo perché, appunto, essendoci il mare, molto i gamberetti e il granchio. Anche i gamberetti, ragazzi, vi racconto un aneddoto, si mangiano in alcuni casi con la buccia perché sono talmente piccoli e talmente freschi, quindi appena pescati, non lo so, andate lì su un baretto sulla spiaggia e vi fanno, non lo so, mezza ananas svuotata riempita di gamberetti e, ragazzi, vi fate una serata con 20 real, quindi 4 euro che non vi siete mai fatti nella vostra vita, veramente, ragazzi. Quindi vi mangiate granchio, gamberetti, io mi ricordo questo piatto, ragazzi, che vi ho raccontato adesso, con l'ananas, quindi mezza ananas tagliata, spolpata e saltata con i gamberi. Mamma che buoni, ragazzi, questo qua se andate assaggiatelo perché sia il granchio che i gamberi sono qualcosa di spettacolare. Veramente. Al terzo posto, ragazzi, parliamo sempre di un piatto veramente tipico brasiliano, ovvero il churrasco. Esistono anche delle churrascherie, quindi dei posti dove andate e pagate tipo you can eat, quindi mangiate finché non siete sazi, avrete una specie di tondino sul tavolo da girare rosso e verde, quando non volete più mangiare lo girate sul rosso e il cameriere non passerà più. Ma che cos'è? Sono degli spiedoni lunghi così, ragazzi, con la carne infilzata, molto succulenta, proprio benunta, tratta bene per far sì che non si asciughi troppo velocemente. Il cameriere passerà, ve la taglierà al momento sul piatto e passeranno ad oltranza con tanti tipi di carne diversa, ma veramente ultra succosa, veramente veramente buona, ragazzi. Vi consiglio di andare appunto in queste churrascherie. Io mi ricordo una dove ero andato a Rio che si chiamava Churrascheria Verdana, mi sembra. Mamma quanto ho mangiato bene in quella churrascheria, ragazzi. Che carne che trovate, veramente un sapore, neanche un filo di grasso. Mangiate della carne che veramente voi non potete neanche immaginare. La carne in Brasile è al bacio. Quarto posto, ragazzi, non vi potevo portare almeno un dolce. Uno piccolino. Piccolino, va bene? Uno e basta. I brigadeiros. Cosa sono i brigadeiros, ragazzi? Sono quelli che da noi chiameremo i tartufi, i tartufetti, sapete, quelli al cioccolato da mangiare, solo che sono diversi, ovviamente. Non sono fatti come i nostri, vengono fatti con cioccolato, zucchero e lecce condensato, quindi latte condensato. Per chi non sapesse cos'è,
È praticamente latte e zucchero, è tipo il dulce de leche che abbiamo visto per il Perù, però fatto in un altro modo. Vi lascio comunque qualche video per farvi capire. Quindi viene messo latte condensato, zucchero e cioccolato e si creano questi mini tartufetti. A volte vengono ricoperti anche con altro, vengono fatti anche al cioccolato bianco e altri gusti, e sono delle praline di cioccolato che diciamo non possono mancare dove ci sono bambini, feste e cose di questo tipo, perché sono veramente buoni. Li trovate anche al ristorante, eh? Quindi sono un dolce ufficiale, diciamo così. Per terminare, ragazzi, al quinto posto troviamo un liquore. Questo ve lo porto perché è altrettanto tipico come tutto il resto. Si chiama la cachaça. La cachaça, ragazzi, non è altro che un distillato di canna da zucchero, e viene fatto distillando un liquore dalla canna da zucchero, e in realtà può essere bevuto tipo vodka, quindi può essere bevuto sia in sciottino, ma può essere anche utilizzato per fare dei cocktail e cose di questo tipo. Quindi vabbè, poi ovviamente in Brasile troverete a livello di liquori il mojito e tutte queste menate qua, ovviamente, però la cachaça diciamo che è uno dei liquori più tipici che potete trovare se siete dei bevitori e adulti, quindi sopra i 18 anni, mi raccomando. Allora potete provare anche questo perché merita, è molto forte e abbastanza morbido il sapore. A me è piaciuto, quindi vedete voi, però mi raccomando, 18 più, mi raccomando. Con questo, ragazzi, io termino qua il video. Spero che anche il video sulle 5 cose da provare assolutamente in Brasile ti sia piaciuto. Ricordati di lasciare like, iscriverti al canale se non sei iscritto. E detto questo, come vi dico sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!